Ho appena acquistato 3 biglietti per mio figlio e per gli amici. Sinceramente io la vedrò in televisione perché non posso, però sono contento perché è una bella soddisfazione essere arrivati in finale innanzitutto. E poi c'è un entusiasmo che secondo me farà tanto sia alla squadra ma soprattutto alla città perché ci voleva. In fila per comprare un biglietto per Pescara a Bologna? Esattamente. Quanto tempo? Una fila lunga? No, mezz'oretta, va bene. Che settore? Curva Nord. Curva Nord, il cuore del tifo. Il cuore del tifo, sì, biancazzurro. Fiducioso per la partita? Senz'altro. Grande occasione, grandi prestazioni da quando è arrivato Odd e quindi ci crediamo, sempre sapendo che il Bologna è una grande squadra. Sorridente in fila sotto il sole nonostante il gran caldo, perché assistere a questa partita col Bologna è troppo importante. Sì, sì, importantissimo. Quanti biglietti comprerai? No, già fatto io. Hai già fatto? Ieri. Sono con lui per farlo pure a lui. È un sostegno morale. Sì. Ecco una signorina a comprare il biglietto per la partita. Mi dicevi non ci volevo venire, però ci sei adesso. Eh sì, per il mio ragazzo. Qui ti sacrifichi, fai la fila, sì, per lui. Mi sacrifico. Lui sta lavorando. L'ultima volta, sì. Quindi lui ha la partita, tu no? Io no. Ma non sei tifosa? Ogni tanto, per accompagnarlo. In fila per comprare un biglietto per la partita? Certo, lo faccio volentieri. Ma le altre partite lei era sempre presente? Allora le faccio vedere per tanti anni, guarda. Un abbonato? Un abbonato proprio fedele. Quindi d'obbligo. Non perdo mai una partita, ho visto tutte le partite, anche quando piove e nevica è sempre presente. Io pure sono un veterinissimo. Sono un Però non ha l'abbonamento. Non c'è l'abbonamento, c'è l'abbonamento, mi ha finito l'abbonamento adesso, adesso il biglietto devo fare, quindi per Pescara c'è 2-0 sicuramente. Diciamo gli abbonati vanno a vedere una fila a parte perché non si può stare qua. Però fino a ieri c'era la prelazione. Ma c'era una fila che arrivava laggiù a Piazzalotto, perché l'abbonamento non puoi fare. Lei è in abito da lavoro, si è preso qualche ora di permesso? Certo, ho chiuso l'officina. È in fila per comprare il biglietto? Sì, ma anche per un'amica, perché io già l'ho fatto, quindi... Si sacrifica anche per... Esatto, per Pescara questo è alto.